Non entrano i fischietti? Allora si parte direttamente con Lukaku, tu sei un figlio di puttana. Soluzione trovata, ennesimo abuso subito, ma non parlo di tifoseria dell'Inter, parlo ennesimo abuso subito dal mondo ultras per una protesta civilissima che sono dei fischietti, senza sapere poi che ovviamente vi ragguaglio, la Roma è andata a piangere perché i fischietti potevano destabilizzare e sono stati vietati, capito? Cioè, ma come si fa a vietare un fischietto di plastica che non può essere anche giudicato come oggetto che puoi lanciare in campo e può ferire, vergognosa come scelta? E allora si parte direttamente con Lukaku. Tu sei un figlio di puttana. A posto. Sarà meglio, sarà meno offensivo il fischietto o sarà più offensivo il Lukaku, tu sei un figlio di puttana? E allora bisogna degenerare come al solito, ragazzi. Va bene, sono andati a piangere a quest'ora, che cazzo sono andati a piangere? E va bene così, va bene così. Allora, finiamo questa storia di Lukaku, basta parlarne. Per favore, mi rivolgo ai calciatori, chi conosce, gli faccia... Facciamo giungere ai calciatori questo video 3-0 e li rimandiamo a casa. Ok, 3-0, li rimandiamo a casa. Non Lukaku, non l'allenatore della Roma che ha fatto i suoi mind game che non voglio neanche nominare perché ultimamente mi sta sul cazzo. Ok? Perché anche se fa il ruffiano, parla troppo l'Inter in bocca, arruffianandoci, però comunque. Tirando qualche frecciatina, quindi bei 10 minuti di Ronaldo. Tu sei un figlio di puttana, Ronaldo. Anche Ronaldo perché ci ha tradito. Lukaku, tu sei un figlio di puttana. E poi ragazzi, per noi facciamo sempre tutto quello che volete per i calciatori. Per una volta siete voi che dovete sostenere il tifo organizzato e il tifo di San Siro. Quindi sostenetelo con una prestazione maiuscola. Contro una squadra che la butterà in caciara, che la butterà in lite, risse, perdite di tempo, eccetera, eccetera. O in provocazioni. 3-0 e rimandiamoli a casa. Anzi, 3-1 che segna pure quel pezzo di merda. Perché la gente dice, no, ma so che segna. Fa 40 gol all'anno, 30 gol all'anno, è normale che può segnare all'Inter. Cioè non ha fatto né di più né di meno di quello che fa sempre. Quindi io gli ho detto a Diego che per me Zommer gli para il rigore e ripeto, 3-0 a tavolino e Lukaku tu sei un figlio di puttana per tutti i 90 minuti. Ciao. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Scrivetemi qui sotto con quale coro iniziereste la partita, se di insulto o di sostegno all'Inter. Scrivetemi qui sotto, ma iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Viva l'Inter!